Signori, sono Kingsley Corporation e questa è la mia ultima live. Sta per arrivare qualcuno, ne sono sicuro. Presepep. Questo ragazzo mi ha dato tante soddisfazioni. In diverse live mi ha fatto tanta compagnia. E io ringrazio lui per avermi seguito dall'inizio fino alla fine. Grazie, grazie, grazie. Ma ora non bandiamo le ciance, come si dice, e finiamo questo capolavoro. Presepe, se devi dire qualcosa, dilla. Una cosa a caso, pure pallone puoi dire. Sto per fischiare. Dai, ti lascio 2 minuti per scrivere qualcosa. Non vuol dire niente? Io continuo, eh? Vado. Vado. È scomparsa. Lui pensa che sia ancora nel suo stomaco. Ha aperto le fauci perché entriate dentro la bocca per dare un'occhiata. Davvero? Comunque, neanche lui ne è così entusiasta. E vai, si inizia. Ma lo facciamo davvero? Ci faremo inghiottire dal serpente? Puoi non venire. Io non me lo perdo di sicuro. Sicuro che sia una buona idea. Fratelli miei, sono stato in tanti luoghi strani, ma questo non scherzo. Sì, neanch'io sono mai stato nella pancia di un gigante. E tu? Non di uno che non volesse lanciarmi. È una reazione prevedibile.
sognavo spesso di essere mangiato. Dei sogni non bisogna. Non ho paura, mi ha solo fatto ricordare come mi sentivi quando ero bambino. Lo sai, Peppa, sei ancora qui? Voglio assicurarmi che tu stia vedendo. Troviamo la stampa. Non voglio che perda la chicca finale. L'odore è migliore di quanto pensassi. Ricorda la birra all'erica che fermenta. È piacevole. Sei così strano. Vedo qualcosa laggiù. Ah! Qui l'acqua sembra che bruci. È acqua, è vero? Sì, più o meno. Ecco il martello. Possiamo attraccare qui? Dove avrà messo il tuo occhio, Dino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio. Sì, è un occhio. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Piano, dai, piano. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. Come va, Mimir? Non posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Andiamo verso Jotunheim. Ora nessuno ci fermerà. Hai mai sentito l'espressione sfidare la sorte? La sorte è una menzogna degli dèi. Degli dèi, sì, certo. Sei proprio figlio di tuo padre, non c'è dubbio. Cagamo sotto, Quindi come usciamo? Segnaliamo. Benvenuti. Che succede? È stato piuttosto terrificante. Che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungand. No, qualcosa non va. Che gli succede? Non va bene. Meno male, è finita. L'hanno colpito. Cos'è? Sbrighiamoci. Non posso che concordare. Sto quasi abituando.
Che gli è successo? Siamo stati noi. No. Qualcos'altro. Il gigante è morto. Perché il serpente ci ha lasciati qui? Guarda! Freya, possiamo fidarci di lui, giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi. Vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Lo sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Avete una qualche idea, una vaga idea, di quanto mi siete costati? Figlio mio. Rota. Madre. Sono qui. Non scappare. Non ne ho nessuna intenzione, madre. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio che tu... Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te. Per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ho niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. A te io penserò dopo. Prima la famiglia. Seminamo. Non ti è bastato? Mai. Potenziale, eh? Che te credi? Devi andare, ti prego. Non mi spingere il sabato. Meglio che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Non gli farai del male. No, ragazzo. Come vuoi. Fermo. No, Atreus. Tu sanguini. Respira, ragazzo. Respira. Non è il mio sangue. Che sta succedendo? Già.
Posso sentire il dolore. Posso sentire tutto quanto. Ora è vulnerabile. Della faretra. Il vischio l'ha ferito. Per Frey era maledetto. Non solo, l'incantesimo si è spezzato. Può essere ucciso. Certo, ora ricordo tutto. Adesso ricorda. I'm ready. I'm ready. Controlla quella cosa. Non vi rischiate. Lo farò ragionare. No, donna! Non puoi! Vuole ucciderti! Nessuno può fermarmi! Neanche tu! Dov'è? Non mi importa se mi uccide. Io la proteggerò. Non lo lascerò morire. Un momento. Presto sarà tutto finito! Là! Bastardo. Incredibile. Mi sento. Funzionare. Non mi sono mai sentito così vivo. Ora basta! Devo cambiare, scusate. Eh?
prendiamo su. Madre! Corri, corri, Kratos, corri, corri, corri. Atreus! Ammazziamolo, vai. Quella puttana mi viene a compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Non. Cosa? Bello, mamma mia! Ammazzalo, vai! Uccidilo! Fallito, fallito. Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai. Non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti. Volevo.
Ho fatto molti errori, lo so. Ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morto risolverà le mie cose, non ti fermerò. Lo so. Piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell. Questa è la mia promessa. Ti ha salvato la vita. Mi ha privata di ogni casa. Dio di cosa? Un altro figlio, Dico, che morirà presto per lui, però. Tu sei un mostro. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui. Vai, 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 vai. Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello è era tuo padre. È questo il destino degli dèi. Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi.
Ai suoi occhi sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare, ma alla fine sembrava malvagia. No, avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo! Lei sarebbe morta per farlo vivere. Ti affitto, capire. Dovresti ucciderlo. Scusate, eh? Te da me. Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al Tempio di Tyr, un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Un'ultima volta, signore. Questa live durerà molto, A Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, oh, che tragedia. Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya, l'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita, ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide. Giusto. Hai detto una cosa saggia. Qualcosa hanno da dire loro, qualcosa? No. È morto Baldur, eh? Vabbè. Signori, siamo vicini al finale. Beh, se tutto va secondo i piani, seleziona Jotunheim e ci arriveremo. Forse. Bastardo. Signori, a Jotunheim. Ragazzo, la testa, preparati. Oh, ok. Preso. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Pronto. Com'è spiacevole. Ora, ciao Benja. Come va? Tutto a posto? Mi dispiace a dirlo, ma questa è la live finale, come nel titolo. Ci siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Sarà lontana? Lo vedremo. Questa live durerà molto, molto molto. Vorrei dire una cosa prima di continuare. Grazie, grazie Benjamin, grazie. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero, ma se qualcuno ti trova... E le morbidi seni perfetti della Dea Sif. Ce l'avete fatta. Scusate, volevamo assistere. Oh no. Va bene, diamine, va bene. Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, non posso. D'accordo. Pronto? Sì, già fatto tutto. Vieni. Questa è la parte finale. Poi devo farvi vedere pure il finale segreto. Finale epico.
Epico, epico. Non mi interessa se dura un'ora e mezza. Non mi interessa. Vai. Guarda, siamo sulle dita del gigante. Vedo il picco più alto. La cantina di Tyr. Proprio laggiù. No. C'è presente Bifrost? Tu devi andare sotto. Alle scale devi scendere. È fatta. E ci sei arrivato. Ci sono due porte. Una. Una proprio vicina. E poi ce n'è un'altra ancora che devi girare tutto. E lì c'è una porta. E lì è proprio la. No, la cantina di Tyr. Una è per il Bifrost. E quella di prima è la cantina di Tyr. Quindi una porta vicina. Alla barca, diciamo. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Ragazzo. No, vado in mezzo alla montagna uccidendo il gigante di ghiaccio che è di pietra. Sì. Portalo tu. Ma quindi, ma tu sei ancora all'inizio, stai? Ragazzo. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Ti ricordi? Va bene. Ehi, c'è nessuno? Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard. Perché scolpire i volti? E se questi fossero tutti giganti che sono riusciti a uscire vivi? Non molti. Odino e Thor hanno rovinato la vita a tutti. Io lo capisco che lagga qui. Qui lagga. Vabbè. Dove saranno ora? I giganti sono tornati al loro regno per sopravvivere, ma ce l'avranno fatta. Ah. Chi è il guardiano? Che giochi faccio? Mo vedremo. Sicuramente dopo questa live prenderò un paio di giorni di riposo. Dovrei sentirli, invece no. Tanto vi informo tutto su Instagram, quindi. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre due domande. Tranquillo, non ti preoccupare, vi informo tutto. Tranquillo. Aspetta, padre. Sta accadendo qualcosa. Sì, no, è per dire, è un gioco, è un gioco. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti? Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come? E la battaglia con Baldur. Ma è appena accaduto. Cioè, sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne.
il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. Eh sì. No. Questa è la tua storia. Ma che significa? Che non ero l'unico genitore. Che c'è gente che non ha capito nulla, che deve far silenzio. Non lo sapevi. Se era un gigante. Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei. Sì. Senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi, mi fido. Qualunque esso sia. E poi, finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Sì. Sì, ci siamo. Aia. Scusa, mo per dì, no? Qua c'è scritto qualcosa. Qui per esempio vediamo Atreus che cammina coi lupi. Che cos'è? Vabbè, andiamo avanti, va. Guarda, è della mamma. È stata qui. Sapeva dove saremmo andata. È come se fosse stata sempre con noi. A proteggerci. A guidarci verso casa. Finiamo. Devo finire a proprio essere live perché sennò qui succedono dei rumori. Dei rumori maldestri. Vai, finiamo subito. Le 5.44 del mattino mi stai seguendo. Ma tu sei un eroe. Va bene, vai a dormire, caro. Non ti preoccupare. No. Ma tu mi... Alle 5 del mattino. Insieme. Figliolo. Va bene, tranquillo. Buonanotte. Vabbè, buonanotte. Sogni d'oro. Sono tutti scomparsi. Tranne uno. Non c'è niente per noi qui. Andiamo. Quindi, se mamma era un gigante,
Io sono parte gigante, parte dio. Sì. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki. È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Tanti perché, eh? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Il dio delle malefatte. Abbiamo finito. Dashi, sto platino di merda. Padre e figlio. E abbiamo completato il gioco. L'abbiamo platinato. Adesso tutto è chiaro. Però lei voleva che la portassimo. Manca qui la parte per stare finale con la sua gente. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Desiderava che ne parlassimo o che rimanesse un segreto. Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh. Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No. Era un soldato, uno spartano. Grande guerriere? Tutti gli spartani sono grandi guerrieri. Addestrati dalla nascita, la vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Mm. Ma Atreus, lo spartano, era diverso dagli altri. Lo vedevi sorridere anche nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità e bontà. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellì con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow, davvero una bella storia. E Mimir se l'è persa. Sì. Dai, che voglio il finale segreto. Capisco che tu voglia tornare a casa, ma forse mamma ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno. Che avrebbe fatto Atreus lo spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus. Caro mio, quel nome sarà diventerà faville. Ehi, sono così felice di vedervi. Non ne potevo più di questi nani. Che è successo? Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui? Ok, signore e signori. Manca solo la parte finale. Ma non voglio fare assolutamente Jotunheim. Ma sei scemo? Prima fammi finire il gioco, no? Di tornare a Midgard, devo avvertirvi che è passato più tempo di quanto e la tormenta è iniziata quando avete ucciso Baldur. È diventata qualcos'altro. I presagi si realizzano. Presagi dell'arrivo dell'inverno? Non un semplice inverno, ma uno che durerà 3 estati. E una volta finito, inizierà il Ragnarok. Tanta altra neve. Poi la fine del maledetto mondo, più o meno in questo. Un'altra profezia. No, la profezia non prevede che ciò accada prima di altri 100 inverni. Hai cambiato qualcosa. La profezia non prevede. Te lo ripeto, è
il Fimbul Vint. Me lo sento nelle palle. Stavolta si fa sul serio. Smettila. Mi fai molto innervosire. Prima o poi doveva pur nevicare. Non è solo niente, lo sai bene. È la fine di tutto. Perché mi costringe a essere ragionevole? Ragazzi, parliamo solo del tempo. Ultimamente fa un po' freddo. Vuole dire che il Fimbul Winter è alle porte, ragazzi. L'ultimo inverno. Me lo sento nelle palle. Sì, abbiamo capito. Se siete diretti verso casa, cercate di non fermarvi e di non morire. E se non siete diretti verso casa, idem. E andiamo verso casa, invece. Perché voglio il finale segreto. Casa. Fratelli, c'è un'altra cosa che vi devo dire di quando eravate a Jotunheim. Allora? Parla. Riguarda Freya. Mi è venuta a trovare. Cosa le hai detto? Il poco che sapevo su dove Odino possa aver nascosto le sue ali di Valchiria. Sembra decisa ad abbracciare il suo spirito guerriero. Non sarà facile spezzare questa spirale di vendetta. Merda. Ma se volete, vuol dire che nel prossimo God of War ci sarà molto filo da torcere. Molto. Vai. Wow. Finale segreto. Ah, siamo a casa. Sembra che sia passata una vita. Ci sono un po' di spifferi, ma è meglio che avere pezzi di corteccia nelle chiappe. Ora riposa. Dormirò tutto l'inverno. Pia. Ok, può andare. Dormi. Sto già dormendo. Grande applauso per questo magnifico gioco, cazzo. Oggi. Atreus, sei pronto? Sì, ho fatto un sogno assurdo. Che hai fatto, compa? Il Fimbul Winter era finito. E Thor era venuto a cercarci, qui a casa. Era solo un sogno. Ma sembrava diverso. Sembrava reale. Sembrava il futuro. Allora ce ne occuperemo domani. Oggi dobbiamo fare altre cose. Vieni. Lasciamo la casa per l'ultima volta. Signori, che dire? In questa splendida avventura abbiamo finito questo grandissimo capolavoro. Ringrazio a BenJulian33, a Presepep e ad altri per avermi seguito in questa avventura. Il mio nome è Kingslave Corporation, signori. Seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E ci vedremo più tardi possibile, ma molto tardi. Niente, ragazzi, voglio solo riposare adesso. Grazie ancora per avermi seguito. Addio!